Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento di 7 sera. Puntata particolare perché è dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Vi presento subito i nostri ospiti, quindi benvenuto al dottor Roberto Marchesini, direttore generale di ASA. Benvenuto dottore, benvenuto ad Adelmo Rossin, medico veterinario, direttore Parco Canile Rifugio di Milano, benvenuto anche lei, e Emanuela Valena, dottoressa Emanuela Valena, medico veterinario, che è in compagnia di Candy Candy. O solo Candy, dottoressa? Candy, va Candy, bene. però è come si Come parlava se prima, fosse come Candy Candy Candy, Candy, sì. quella piccolina infermiera, i cartoni animati quando io ero bambina. Benissimo, cominciamo a parlare subito di un macchinario tecnologico, innovativo, molto molto interessante. Parliamo si chiama ASA, al quale chiediamo come è nata l'idea di studiare un dispositivo medico per curare gli animali. Che cosa fa essenzialmente questo tipo di prodotto? Bene, intanto ringrazio dell'opportunità. Allora, l'azienda è ASA e lavora ormai da quasi 30 anni nel settore della medicina umana principalmente. Quindi la nostra specialità è proprio quella della cura delle patologie dolorose e la ricerca quindi di apparecchiature innovative per questo genere di cure. Quindi l'apparecchiatura in questo caso è una sorgente così chiamata MLS, Multi Wavelength System, ma senza andare nel particolare tecnico, è un'apparecchiatura con un brevetto italiano e che ha avuto parecchio successo negli Stati Uniti per quel che riguarda la cura negli animali da compagnia. Ed è per quello che oggi siamo, diciamo, innovatori nel settore italiano. Ma nello specifico, che cosa fa questa macchina? Che cosa aiuta? Allora, questa è una macchina che serve principalmente per le patologie dolorose, come dicevo, dell'uomo e in questo caso specifico con un software dedicato, quindi con un protocollo che nasce dall'esperienza dei clinici veterinari, possiamo permetterci di curare, cosa che dopo il dottor Rossini spiegherà sicuramente meglio di me, tutte le patologie a carattere anche artrosico, fino all'artrosico, che sono quelle più difficili, e le piaghe, le ulcere, le ferite, anche da morso. Quindi magari fanno la lotta, i giardini, un cane Diciamo morsica che un cani, e altro. soprattutto gatti morsicati da cani, abbiamo visto dei casi veramente, purtroppo, anche particolarmente Importanti poco dove importanti, qualcuno poco ne usciva piacevoli male. anche, esatto, dove hanno Certo. avuto dei risultati molto interessanti. E noi questa nuova tecnologia la mettiamo appunto a disposizione del veterinario italiano anche con un sito dedicato ai veterinari e ai proprietari degli animali dove possono trovare Infatti noi delle qui stiamo vedendo delle risposte. bellissime immagini dove il vostro prodotto viene utilizzato Sì, proprio, quella era una post intervento ecco, per per aiutare in quel caso un la chiusura gattino. della ferita. Ah, ecco, perfetto. Quindi queste cose poi dopo questa apparecchiatura la troveremo dal veterinario nel momento Certo, in diciamo di cui. solito è l'animale che fa da cavia per l'uomo, questa volta Certo, è vero, ha fatto il ci contrario. Ah, siamo permessi di meno male. farla Meno male, era ora. dall'uomo all'animale. Certo, quindi dottor Rossin, a questo punto potremmo vedere come si applica. Abbiamo qui Abbiamo la qui la modella, modella, Candy, quindi. si è offerta spontaneamente. Certo, volendo si può tranquillamente Nel provare. momento in cui, Nel momento in cui certo. c'è una ragione, diciamo, adesso in questo caso ovviamente per fortuna di Candy no, c'è una ragione clinica Certo. per l'applicazione del laser e si farà una seduta, cioè in base alla lesione che è in causa si deciderà il periodo e il numero di sedute e l'area da trattare, che anche questa influisce poi sulla durata del trattamento. Quindi più o meno quante Da 4 a sedute? 6 Da sedute. 4 a 6 Sì, che sedute. possono durare, diciamo, il tempo ce lo dice in automatico la macchina, quindi quando noi impostiamo i parametri del paziente, la macchina in automatico ci dà il tempo e poi ovviamente varia anche un pochino in base alla quantità di cute da trattare, nel senso che se è una ferita di 3 centimetri devo trattare per un determinato periodo di tempo. Se ho una lesione più grande, ad esempio come nelle
lesioni o nei dolori articolari, nei dolori vertebrali, dove devo trattare magari dei tratti di colonna più lunghi, dovrò fare delle applicazioni per un tempo maggiore. Quindi tipo gli alani, per esempio ho un alano che comincia, vedo che quando si siede comincia a far fatica. Allora, sempre una volta che abbiamo la diagnosi, quindi magari previa radiografia in ambulatorio, quando abbiamo una diagnosi ben chiara, quindi possiamo impostare un trattamento con il laser per migliorare la situazione, sia dal punto di vista del dolore, ma soprattutto dal punto di vista dell'infiammazione, perché andiamo a togliere il dolore, quindi togliendo il dolore l'animale si muove di più e miglioriamo i tempi di recupero, né più né meno. Quindi lei è uno dei primi, giusto, che ha utilizzato questo metodo laser terapia, anche lei, e poi tra le altre cose è responsabile del Parco Canile di Milano. Sì, sono il direttore sanitario del Parco Canile e infatti vogliamo utilizzarlo, siccome abbiamo anche cani che allora qualche volta hanno piaghe da leccamento per lo stress, altri cani anziani hanno dei problemi alla colonna, quindi problemi di deambulazione. E direi che questa è la soluzione ottimale per togliere il dolore ai nostri animali in maniera un po' diversa dal tradizionale, senza andare incontro a quelli che sono gli effetti collaterali che possono avere più con i farmaci. Esatto. Certo, quindi nel momento in cui si adopera la laser terapia non bisogna utilizzare una terapia farmacologica? Diciamo che la cosa migliore sia associando le due cose. Ok, complementari. Complementari, quindi. Però in alcune situazioni dove io magari per mille ragioni di salute del paziente non posso utilizzare il farmaco, con questa nuova apparecchiatura, con questo laser, possiamo tranquillamente andare a trattare il paziente senza avere effetti collaterali. Certo, bellissima questa cosa. Dai, proviamo, dai, che l'abbiamo qui, tanto per vedere come Allora, la prima cosa che dobbiamo dire è una misura di sicurezza. Sì. Essendo un laser di quarta categoria, quindi con un potere di penetrazione molto elevato, dobbiamo sempre, quando applichiamo il laser ai nostri pazienti, utilizzare quegli occhiali che vedete lì, quegli occhiali protettivi. Quindi, ecco, assumerò un aspetto marziano. Ma no, poi il verde dona, porta bene. Quindi, ok. Quindi prima accendiamo l'apparecchiatura. Portatile tra le altre cose. Portatile. In conseguenza magari uno potrebbe andare anche a casa del malato, ecco. Nei maneggi. Anche sui cavalli viene utilizzato? Stiamo facendo degli studi proprio con l'Università di Padova su questo. Ah, ho capito. Ed è già utilizzato in Svezia nei maggiori maneggi. Quindi anche sui cavalli. Quindi questo modello nuovo è fatto appositamente. Ma è più portatile potente, con batteria. È più forte. No, cambia solo il protocollo. Cambia solo il protocollo, la sorgente è quella. Ecco. Okay. Abbiamo la schermata dove decidiamo la specie, quindi cane o gatto. Ok. Quindi cane. Poi abbiamo un menu a tendina dove viene indicato il tipo di terapia che dobbiamo per la quale dobbiamo utilizzarla. Mettiamo ad esempio un dolore cronico. Candy è solo per finta, perché sta benissimo. Esatto, poi scegliamo il fototipo, perché ovviamente trattandosi di luce dobbiamo valutare la pigmentazione della pelle del nostro animale, quindi se chiaro o scuro, e poi valutiamo la taglia. Quindi lei è un fototipo chiaro, quindi utilizziamo la lettera A. Sarà sui 18 kg. Lei sarà... Il peso proprio, ok. Quindi siamo tra medio e large. Una volta che abbiamo impostato, prendiamo l'applicatore, che ovviamente adesso è spento, quindi possiamo far vedere con un'assoluta sicurezza, che va riposto qui. Mettiamo gli occhiali, diamo lo start. Facciamo finta, tac. Diamo lo start, la macchina automaticamente ci dice quando è pronta. Sì. In questo momento ci dice quando è il momento di partire, schiacciando il tasto che c'è qua, io posso farla partire. Va bene. Quindi posso appoggiare. Cane non sente nulla. Il cane non sente nulla. Prescindere se è chiuso, però anche nel momento in cui sarà acceso, nel momento in cui viene acceso, non sente nulla. Ecco, no, non se ne guarda, anzi lei si rilassa qui. Bellissimo. Sta giocando, vedete? E quanto dura la terapia? Questa terapia, allora, che viene fatta a punti, dura in totale 2 minuti e mezzo. Ah, pochissimo! Come fare l'aerosol? Una cosa veloce. Posso decidere di farla a punti, quindi applicando su 6 punti, oppure posso valutare prima di farla in movimento. Quando la macchina suona mi dice che l'applicazione sul primo punto è finita, quindi mi sposto, sposto l'applicatore e riparto. Accendendo.
Va bene, abbiamo capito, è molto bello, veramente. Finalmente abbiamo anche la possibilità di aiutare i nostri amici che ci fanno compagnia, il cane e il gatto. Sì, devo chiudere, lo so, però fatemi dire che meno male che c'è Asa che dà una mano a quelli che sono i nostri amici che abitualmente ci accompagnano le lunghe giornate. Quindi ogni anno io vengo, vado a trovare il dottor. Vieni a trovarci, sì, va bene. Allora, io saluto i miei ospiti perché so che ci devono lasciare. Grazie al dottor Roberto Marchesin, direttore generale di ASA, di questo splendido apparecchio, e grazie anche al dottor Adelmo Rossin, medico veterinario, direttore Parco Canile e Rifugio di Milano, anche se mi sa che lei rimane. Noi andiamo in pubblicità e dopo vediamo chi abbiamo ancora qui. A dopo.